Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Intanto voglio augurare a tutte le mamme che mi seguono buona festa della mamma. Io sono diventata mamma da poco, quindi per me questa è la mia prima festa della mamma. Adesso vi voglio presentare i miei tesori. Guardate. Allora. Questi tre sono i nuovi arrivati in questa famiglia e sono dei piccoli delinquenti. Mo' andatevi a fare un giretto, tesorini miei. Allora, in questo video praticamente vi voglio parlare dei pregi e dei difetti della scuola italiana. Praticamente, prima vorrei cominciare a parlarvi dei pregi, perché secondo la mia esperienza personale, perché io parlo sempre per esperienza personale, i pregi sono di meno. Allora, un pregio della scuola italiana, praticamente, che esci e sei praticamente già qualificato. Ovviamente non è così per tutte le scuole, dipende da scuola a scuola. Per esempio, la scuola che ho fatto io, cioè esci praticamente già c'hai una qualifica, perché io ho fatto il liceo artistico e quindi esci praticamente e sei qualificato. Anche perché il bello della scuola italiana, parlo di scuola superiore, che praticamente c'è il linguistico, c'è il classico, c'è l'artistico e ci sono tantissime altre scuole che adesso mi sfuggono, ah, lo scientifico, poi non so che altro. E praticamente invece in America, per esempio, non funziona così. Una scuola superiore vale l'altra e di solito gli alunni scelgono dove andare in base alla vicinanza da dove abitano. Invece, almeno in Italia funziona diversamente, perché ogni scuola superiore è diversa da un'altra. Per esempio, ecco perché dico che sei già qualificato. Almeno la scuola che ho fatto io. Un altro pregio, che è più o meno simile a quello che ho detto finora, è che la scuola superiore italiana dura 5 anni. No, sembra un difetto, ma invece non lo è, perché uno dice, oddio, una parola, stare fino a 19 anni a scuola. Però quell'anno in più serve per, come si dice, per uscire da là comunque più colto, ecco. Anche se guardiamo in faccia la realtà, a parecchie persone, anzi, forse a tutte le persone, dicono: ma chi me lo fa fare a stare un anno in più a scuola? Giustamente perché la scuola non piace a nessuno. E l'ultimo pregio che ho individuato della scuola superiore italiana è che l'insegnante di sostegno è per tutti, cioè mentre prima ci stava l'insegnante di sostegno che era per i ragazzi handicappati e basta, mo secondo la nuova legge praticamente l'insegnante di sostegno è per tutta la classe. Cioè se per esempio io, che sono una ragazza comunque evidentemente che non sono handicappata, scusate termine, per esempio, sto a scuola e avevo bisogno, che ne so, dell'insegnante di sostegno per ripassare. L'insegnante di sostegno era obbligata a farmi ripassare, perché non è soltanto per il ragazzo handicappato, in particolare per chi casomai fa richiesta, ma invece per tutti. Adesso passiamo ai difetti. Quelli che secondo me sono difetti, poi è chiaro che per un altro può essere anche un pregio, non lo metti in dubbio.
Una cosa che ho notato, almeno andando a scuola io, per esperienza personale mia, è che spesse volte si fa tutta l'erba un fascio. Per esempio, io quando facevo il quarto superiore, me lo ricordo come se fosse ieri, anche se sono passati tanti anni, mi ricordo che c'era un ragazzo, era più o meno di questo periodo, proprio come se fosse oggi, mettiamo, che appese dei manifesti per tutta la scuola in cui risultava la preside, i professori e anche i rappresentanti dell'istituto. Ovviamente la preside giustamente si è incavolata, perché è normale, pure io mi sarei incavolata. Chi è che non si arrabbia? Tutti si arrabbiano di fronte a una cosa del genere. Però questo ragazzo non si era firmato, quindi poteva essere stato chiunque. E praticamente, cosa è successo? La preside o voleva un colpevole, oppure tutta la scuola veniva punita. No, non per far polemiche e tutto, ma perché mettiamo io, che non avevo fatto nulla, dovevo essere punita ingiustamente? Cioè, sarebbe come per dire che viene svaligiata una banca. Mettiamo nei centri di Chieti, la città dove vivo, e i carabinieri arrestano tutti. Ma mo che male ha fatto, mettiamo un povero vecchietto innocente, oppure un bambino. Posso capire che uno sta arrabbiato e tutto, però secondo me non dico che uno non deve punire, perché è chiaro che è giusto punire chi se lo merita, ma chi se lo merita appunto, non tutti quanti, perché che male hanno fatto tutti quanti. Quindi secondo me quello che uno dovrebbe fare in questi casi è aspettare che venga fuori un colpevole e poi punire il colpevole, non che devono punire tutta la scuola. Perché altrimenti che razza di insegnamento è quello? Cioè non lo so, cioè non so che pensare. Veramente assurdo questa cosa, che io non ho mai concepito, oppure come ci sta mia cugina che va ancora a scuola, che praticamente alle scuole medie, siccome ci stava un gruppetto che faceva casino, tutta la classe doveva stare seduta alla ricreazione. E anche quello non lo trovo giusto, perché giustamente, come hanno detto pure i miei zii, praticamente, se fa casino mia figlia, tenete seduta mia figlia, ma se mia figlia non ha fatto niente, perché dovrebbe stare seduta? Tanto di cappello, c'hanno ragione. Poi la cosa che, sempre per esperienza personale, che non mi è piaciuta è la presunzione di certi insegnanti, cioè nel senso che nessuno va a scuola, almeno per esperienza personale, a dire a un professore, mettiamo, di matematica o di inglese o d'italiano come si insegna, tipo quando fa 2 più 2 in senso teorico, cioè in questo senso qua, no? Allora io mi chiedo perché questi professori, cioè, vogliono entrare in merito a cose che non gli competono, come insegnare l'educazione ai figli degli altri. Cioè, io non metto in dubbio che là ci può essere il bullo di turno che si comporta male, esagera. Però, per esperienza personale, queste persone, almeno come l'ho vissuta io la scuola, volevano praticamente entrare in merito, cioè a cose che secondo me non li riguardava. Ma vi faccio un esempio per farvi capire meglio. Una volta dovevamo fare, mettiamo, delle fotocopie, ecco, delle fotocopie. E praticamente cosa è successo? Che l'insegnante dice a me, vammi a fare le fotocopie. E io vado a fare le fotocopie. Vado lì, non ci stava, dico, ma avete presente quando andate a una parte e vi sembra, che ne so, un deserto? Così era la scuola quel giorno.
Spariti i bidelli, spariti i professori, spariti tutti, praticamente. E io, ma che faccio, che faccio? Non posso tornare in classe senza aver fatto le fotocopie. E io non sapevo neanche usare quegli aggeggi che c'hanno loro. No, come cavolo faccio? Aspetto, rimango qua, passerà qualcuno. Alla fine, dopo 5 minuti, per fortuna passa una professoressa. E io mi fermo a parlare con lei, le spiego il problema. Lei, vabbè, dai, non ti preoccupare, te le faccio io le fotocopie. E vabbè, ho fatto praticamente le fotocopie e poi sono tornata in classe. Nel frattempo, vi ricordate che ho fatto un video sul bullismo e tutto? Una di quelle ragazze che non mi poteva vedere. Ma ha visto che parlavo con lei, però giustamente non è che stavo a parlare così. Cioè, nel senso che le ho spiegato il problema. Io non potevo tornare in classe senza aver fatto fotocopie. Dopo tipo qualche minuto torno in classe, la professoressa mi riprende, ma ci ha messo troppo tempo. Io ho detto, guarda, non c'era nessuno. E questa ragazza con tono molto provocatorio, non so se ve ne avevo già parlato a qualche altro video. Mi sembra di no, forse sì, non mi ricordo. Fatto sta che questa qua ha detto, non è vero, perché è stata tutto il tempo a parlare con quella professoressa. E praticamente l'insegnante che mi aveva mandato a fare fotocopie se ne uscì dicendo che io no, non mi devo fermare a ogni persona che incontro. E ovviamente questo io l'ho vissuto come un volersi intromettere per forza nell'educazione che i miei genitori mi hanno insegnato, perché i miei genitori mi hanno insegnato, ma non dico che sia giusto o sbagliato, però a casa mia si fa così. I miei genitori mi hanno insegnato che se una persona, appunto, la incontri e ti saluta, tu un minimo glielo devi rispondere, cioè devi rispondere a questa persona, non è che puoi fare così. E poi, secondo me, questa cosa, allora scusa, manda un altro a fare fotocopie. Cioè, se tu mandi me, devi pure assumerti la responsabilità che posso rientrare più tardi, perché altrimenti ci vai a mandare un altro. No, c'ho ragione oppure no, scusa. A un certo punto io penso di aver ragione su questo punto qua. Poi una cosa che ho notato è che a scuola, non per colpa della scuola in sé, ma per come sta l'Italia, mancano soldi e materiale. Cioè, mo per esempio è crollato un muro al liceo artistico, proprio la scuola che ho fatto io, pensate un po', e mo praticamente sono rimasti senza sede, cioè hanno una sede provvisoria, non si sa dove devono andare, non si sa nulla. Perché ovviamente se mancano i soldi per ristrutturare la scuola, questo è quello che succede. Poi mancano i materiali anche. Cioè, non metti in dubbio che un alunno debba portare a scuola il materiale e tutto. Però può succedere che, per esempio, uno non lo porta per diversi motivi, tipo che se l'è scordato, oppure che non è riuscito proprio a trovarlo, perché spesse volte a scuola mi chiedevano delle cose talmente assurde che era difficile andarla a trovare. Veramente era difficile trovare quello che volevano loro. Non è che uno per cattiveria non voleva proprio comprarlo, però era difficile. Cioè, delle cose troppo particolari. Però ovviamente l'Italia sta così. Mancano i soldi, manca tutto e giustamente manca anche il materiale. E anche le scuole ovviamente non sono neanche sicure, come si è visto nel caso del liceo artistico, ma anche come si vede in altre scuole che casomai io non so. Poi una cosa che sinceramente non ho mai capito, ma perché bisogna pagare per diplomarsi? Allora, supponiamo che una famiglia italiana, mettiamo già i soldi per modo di dire, perché come stiamo l'Italia, si potrebbe dire che nessuno ha i soldi proprio nel vero senso della parola, perché l'Italia sta
in crisi purtroppo. Però io parlo una famiglia media italiana. Uno, per essere italiano, diciamo, c'ha i soldi. Tra virgolette, tra tante virgolette. E praticamente, però non tutti gli italiani stanno economicamente messi alla stessa maniera. C'è anche chi, casomai, vive dentro le macchine. C'è chi, casomai, non ha soldi neanche per mangiare. Allora, giustamente, che succede? Che uno, siccome non ha soldi, non può, mettiamo, fa l'esame e per lo Stato rimane ignorante a vita? Questa è una cosa che io sinceramente non condivido, perché io penso che l'istruzione non la si deve pagare, secondo me, perché deve essere un diritto di ogni cittadino. Oppure anche il fatto che uno deve pagare ogni anno, a me era per esempio 50 euro di iscrizione ogni anno. Secondo me questa è una cosa che io personalmente non riesco a condividere. Perché allora chi non c'ha i soldi come cavolo dovrebbe fare? Non deve studiare, non deve far studiare i figli? Poi una cosa che sinceramente io al liceo artistico ho notato sono le preferenze che fanno certi professori. Però ripeto, i professori sono esseri umani. Quindi. Non è il fatto, diciamo, di fare tanto la preferenza, perché è normale, loro sono esseri umani, quindi non sono mica delle macchine che uno, mettiamo, cioè non può provare affetto più per un alunno che per un altro, cioè è normale, secondo me, perché sono anche loro esseri umani, quindi è normale. Però quando poi casomai ti rendi conto che quell'alunno che preferisci, casomai li metti 6 pure se non se lo merita, oppure se si comporta da bullo lo giustifichi, o altre cose, allora in quel caso la cosa si viene a pesare, perché fin quando sono le preferenze è normale, secondo me è normale. Anche se non dovrebbe succedere, perché anche i professori stessi dicono è brutto fare preferenze, però giustamente io mi verrebbe da dire a tutti quanti, professori, scusate, ma voi siete degli esseri umani o delle macchine? Se siete degli esseri umani è normale che casomai un alunno vi possa stare più simpatico di un altro, perché capita a me, per esempio, che delle persone mi stanno più simpatiche e altre meno, è normalissimo. Poi una cosa che sinceramente non condivido è il fatto che chi ha delle lacune, cioè la scuola in realtà è fatta per mettere sullo stesso piano tutti quanti, ma per lasciare indietro chi casomai ci mette più tempo per imparare una cosa. Perché casomai i professori, ovviamente non è neanche colpa loro, però ovviamente uno c'ha sempre da fare, sempre gli impegni, poi torna a casa, c'ha la famiglia e tutto, e non può dedicare più tempo, casomai, a certi studenti, quelli che casomai si trovano indietro. Infatti, secondo me, quello che la scuola dovrebbe fare è prendere delle ragazze, ma non quelle che vanno a scuola, nella loro scuola. Perché se no dopo si creano soltanto delle situazioni pesanti del tipo io sono migliore di te e altro. Cioè delle ragazze che casomai hanno appena finito la scuola, perché così non si vanno a creare situazioni difficili, secondo me, e metterle a servizio di questi studenti, casomai che ne so, un pomeriggio, che ne so, chi casomai c'ha queste lacune, va a scuola e ci sono queste ragazze che casomai hanno appena finito la scuola, che casomai gli stanno vicini, casomai, e piano piano questi studenti recuperano. Secondo me questa è la soluzione migliore. Che dire, ragazzi? Questo è un video che ho pensato di fare, anche se non è proprio il massimo farlo
distanza di 6 anni da quando ho finito la scuola, però ho voluto farlo lo stesso, giusto perché voglio vedere, adesso che sono passati 6 anni, che comunque si presume che sono matura da allora, vedere di dire le cose giuste, perché è normale che quando uno, casomai un alunno, finisce di andare a scuola, è normale che casomai possa dire una cavolata dietro un'altra. Arrivare pure a dire che i professori l'hanno bocciato apposta, per esempio, o altre cose. Perché è normale che quando uno finisce la scuola non vuole più saperne nulla proprio. E quindi con questo video ho voluto dire, secondo me, quali sono i pregi e i difetti della scuola italiana. Purtroppo il mio ragazzo, come potete aver notato, non sta qua con me perché è dovuto ripartire. Ci rivedremo molto probabilmente a giugno. Comunque vi mando tanti saluti a tutti quanti, grazie per i 14 iscritti, lo so che non sono molti, però il nostro obiettivo è quello di far aumentare piano piano i nostri iscritti per poter condividere ogni nostra esperienza al pubblico. Ciao e buona domenica!